In questa puntata di Incontra ci occupiamo di reti culturali allargate. Abbiamo detto di quanto fare rete sia importante, ne parliamo oggi con la presidente del comitato di indirizzo della Fondazione Caritro, Elena Tonezzer, ben trovata. Grazie. Cosa intendiamo anzitutto con reti? Perché è importante fare rete? Noi crediamo da moltissimi anni nell'idea di rete, è una delle condizioni che mettiamo in tanti bandi. Fare rete significa mettersi in gioco con altri, creare nuove sinergie, trovare punti di contatto con persone e istituzioni che magari non si conoscevano. Aiuta a migliorarsi e questa contaminazione è un fattore sicuramente di crescita. Parliamo nello specifico di reti culturali, ma allargate. Cosa vuol dire allargate? Allargate è un passo in più, perché non sono più reti tra associazioni culturali o tra associazioni che si occupano di sociale, ma è richiesto un passaggio in più, cioè mettersi e collaborare, trovare soluzioni con enti, associazioni di altri settori, quindi il profit con il no profit, la cultura più tradizionale con il digitale, ma anche geografiche, il Trentino con l'Alto Adige ad esempio. Facciamo qualche esempio di qualche bando. Beh, da alcuni anni abbiamo sviluppato un bando che si chiama Cultura e Sport per il Sociale. Abbiamo quindi anche tante linee dei nostri interventi che si uniscono in questo bando. Negli anni abbiamo investito ed erogato 350.000 euro su questa linea, proprio perché è un'intersezione tra mondi. Siamo convinti che le istanze della cultura, dello sport, quindi dello stare insieme, aiutino in molti casi il sociale e esigenze diverse. Avete pensato anche a un vero e proprio percorso? Sì, anche in questo caso abbiamo pensato in un certo senso di trasformarci da ente erogatore a ente facilitatore con il progetto Accompagnami. Accompagniamo delle realtà del no profit e le permettiamo che si avvicinino ad esempio a manager o comunque ad esperti di business che le aiutano a migliorare le loro performance, ad esempio elaborando un business plan e poi anche proprio nella realizzazione delle loro attività a migliorare la resa. Da parte delle imprese, del privato, c'è collaborazione in questa creazione di rete? Sì, in realtà molto più di quanto ci si aspetterebbe, perché è sempre positivo vedere queste confrontarsi, anche per il profit è positivo confrontarsi con il no profit, anzi a volte siamo rimasti sorpresi che spesso è proprio lì che si trova il maggiore gradimento. E laddove le imprese non collaborano effettivamente, intervenite voi a fare da mediatori? Noi ci proviamo sicuramente, in particolare quest'anno che è stato così difficile abbiamo cercato di fare tutto il possibile per la ripartenza. Uno dei settori che ha accusato più il colpo è quello della realtà culturale, tutte le associazioni culturali che non hanno potuto proprio davvero fare le attività che avevano programmato e che magari portavano avanti da anni. Per questo abbiamo pensato di favorire l'incontro tra queste associazioni culturali e invece il mondo del digitale, che è portato avanti da delle società for profit. Abbiamo immaginato un bando che si chiama Il Digitale per la Cultura, hanno partecipato 13 associazioni culturali e 9 sono state premiate. E allora andiamo a vedere proprio chi ha vinto questo bando, uno dei progetti che è stato finanziato dalla Fondazione Caritro, un progetto che permette di andare a teatro restando a casa. Il teatro attraverso il monitor, sfruttando gli strumenti digitali, un'opzione sempre più utilizzata, specialmente nel periodo dell'emergenza sanitaria, che ha costretto a chiudere sale e teatri. Ma non solo, anche per l'attività didattica, infatti, la fruizione digitale di eventi culturali può rivelarsi interessante. Il progetto JPT, promosso dalla compagnia teatrale Ardito Desio, in collaborazione con il Laboratorio per la Comunicazione delle Scienze Fisiche, sta digitalizzando una serie di produzioni teatrali, performance innovative e le augmented lectures. JPT Digital è un progetto che ha come obiettivo quello di trasportare in digitale tutto il lavoro che noi facciamo in analogico, legato a questa idea di raccontare tematiche scientifiche utilizzando l'arte e utilizzando il teatro, per rendere la fruizione di questi lavori il più accessibile possibile a più pubblici possibile, in particolare alle scuole. Tanto del nostro lavoro viene richiesto dalle scuole, e però per ovvi motivi molto spesso dobbiamo limitare la nostra capacità di raccontare quello che facciamo.
E questo invece, questo progetto per noi è molto molto importante, molto prezioso, perché ci permette di trasportare il nostro lavoro più distante possibile e quando e con i tempi che ci vengono richiesti e anche con le economie che ci vengono richieste, perché una cosa è andare fisicamente, che ne so, a Roma a fare uno dei nostri spettacoli, una cosa invece è invitare il pubblico a vederlo online. Con questo progetto si può raggiungere sicuramente un pubblico molto più numeroso, superando anche problemi logistici apparentemente insormontabili. Molto concretamente si tratta di registrare gli spettacoli e le augmented lectures, che sono queste lezioni aumentate dove c'è uno scienziato, un artista in scena, registrarle in video e poi metterle, caricarle su una piattaforma che stiamo costruendo, dove saranno accessibili al pubblico. Ci rendiamo conto che fare teatro in video può essere molto limitante e quindi abbiamo dedicato parecchio tempo a capire come fare queste registrazioni per mantenere almeno un po' della forza che ha il teatro dal vivo. E poi, insomma, c'è questa piattaforma che dovrà renderle accessibili e fruibili il più facilmente possibile. Torniamo in compagnia della presidente Elena Tonezar nel suo ufficio in Fondazione a Trento, dove si guarda però anche all'Europa, perché Fondazione Caritro si occupa anche di accompagnare chi vuole partecipare a dei bandi europei. Sì, abbiamo pensato che era giunto il momento per tanti enti del territorio che sono pronti anche a fare un salto di livello, di scala e confrontarsi con un bando europeo. Sappiamo però che non è facile partecipare e ancora meno vincere questi bandi. E quindi insieme alla Fondazione di Bolzano, al Centro Servizio per il Volontariato, il CSV di Trento e di Bolzano, abbiamo elaborato proprio questo percorso. Si sono iscritti ben 60 enti no profit che partecipano a 8 incontri. 8 incontri in cui entrano in questo mondo e poi hanno anche altre facilitazioni, ad esempio possono accedere a un portale nazionale proprio curato dalle fondazioni bancarie in cui ricevono tutte le informazioni, tutti gli avvisi e possono quindi essere messi al corrente. Sfide europee, perché partecipare a questo genere di bandi non è semplice. No, lo sappiamo bene, proprio per questo oltre agli incontri, alla piattaforma, offriamo anche proprio degli incontri specifici con degli esperti per aiutarli a elaborare il loro progetto per partecipare poi ai bandi. Proprio i progetti migliori vengono poi selezionati e noi insieme agli altri partner finanziamo un progettista europeo, così si chiama, che li aiuta proprio a compilare, a costruire il form adatto per poi vincere. E allora io ringrazio la presidente Tonezza. Grazie a voi. A proposito di reti culturali allargate, nel prossimo servizio vi raccontiamo un percorso di 10 laboratori, si chiama Esplorazioni, ovvero intrecci virtuosi tra salute mentale e cultura. Cultura e salute mentale sono i due ingredienti basilari di Esplorazioni, percorso laboratoriale promosso da una rete di soggetti che fanno riferimento all'Associazione La Foresta di Rovereto. Il progetto Esplorazioni è un progetto che vuole fare sostanzialmente due cose. Da un lato è un esperimento che prevede la creazione di un percorso di 10 laboratori artistici aperti a un gruppo di 10 partecipanti che provengono da percorsi di vita differenti, e l'idea è di creare un gruppo variegato di persone che partecipino a questi laboratori, che sono gratuiti e che provengono appunto da percorsi che hanno avuto a che fare con i servizi di salute mentale, oppure sono semplicemente delle persone interessate al tema della salute mentale, e poi c'è tutto il gruppo di partner istituzionali che insomma partecipano anche a questi momenti di convivialità, che sono pensati per appunto creare un gruppo di persone che poi possano appunto essere, diciamo, il seme di una nuova comunità di persone, no? Che si radunano largamente, diciamo, attorno al tema della salute mentale. Esplorazioni mira inoltre a creare una rete di soggetti sul territorio di Rovereto e della Vallagarina, sia chi proviene dal mondo istituzionale, sia chi è parte del terzo settore.
E quindi l'idea è di creare un gruppo variegato, insomma, che nei prossimi anni porterà avanti tutta una serie di iniziative attorno al tema della salute mentale, ma con l'idea appunto di creare dei ponti fra diversi gruppi sociali e di portare a momenti di aggregazione, ecco, che sfruttano anche appunto quello che il nostro territorio ha da offrire, no? Dunque una serie di partner locali che a vario titolo e con diversi mandati condividano la visione del benessere e della salute mentale quale bene comune da promuovere attraverso un sistema di opportunità per l'inclusione sociale. Si lavora proprio sull'idea di benessere, quindi quello che ci fa stare bene, quello che ci fa anche rendere un territorio, vedere un territorio come desiderabile, come un territorio vivibile, come facciamo ad aumentare questa desiderabilità della Vallagarina, creando delle situazioni che appunto abbiano il potere di portare insieme gruppi diversi attorno a delle attività concrete, come il fare, come l'organizzare, delle esplorazioni del territorio, anche andando insieme sul territorio a camminare e via dicendo, ecco. Siamo giunti al termine di questa puntata di Incontra dedicata alle reti culturali allargate. Abbiamo cercato di dare una definizione di questa forma di collaborazione fra territori e anche tra realtà del profit e del non profit, tra realtà di mondi diversi. Ci incontriamo nella prossima puntata. Dai, rifacciamo allora. Sì, va bene, rifacciamo. Digitale per la cultura. Forse che devo sapere come introdurlo in maniera un po' più senza dire quella parola che non mi viene. No, infatti capisco. Non troppe adesso. una quella. Sì, qua sotto il mio nascondiglio. Fino all'ultimo.